Prismini, amichetti uniti per supportare il fumetto italiano, ma non solo. Sul canale YouTube trovi sempre nuove live in cui conoscere artisti, editori ed altre novità di questo mondo. Se sei un artista, qui scoprirai i consigli formulati per te dagli esperti di un certo tema o da chi si è già trovato in una certa situazione. Se sei un lettore, scoprirai tutti i retroscena del mondo dei fumetti e dintorni. Seguendoci sulla pagina Instagram puoi rimanere aggiornato su tutti i nuovi appuntamenti, partecipare alle challenge tematiche che proponiamo nelle storie e assistere a brevi live meno impegnative. Unisciti anche tu al team Prismini e supporta il fumetto italiano. Ciao a tutti amici del team Prismini, nuova live, nuovo tema, benvenuti, fatevi sentire. E stasera torniamo a parlare di Instagram, perché in passato l'abbiamo già fatto e diteci se ve lo ricordate, ma l'abbiamo fatto in un'ottica molto più generale. Adesso con la nostra ospite di stasera, Gloria, entreremo nel dettaglio di un tema che ci interessa molto, Instagram per gli artisti, come possono utilizzarlo e come possono approcciarsi al meglio a questa piattaforma. Questo è il tema di stasera, ci sarà spazio anche per le vostre domande, quindi fatevi sentire e direi che possiamo iniziare. Sue, c'è qualcosa da aggiungere? No, nulla di rilevante, se non avete visto quanto è bello il countdown nuovo! Fateci sapere se vi piace. Beh, allora possiamo iniziare, quindi Gloria, ti chiediamo innanzitutto di presentarti, di farci sapere chi sei per chi ancora non ti conosce. Certo, allora buonasera a tutti, intanto grazie ragazze di Team Prismini di avermi invitata, sono molto felice di partecipare, per me è una novità, poi raccontavo prima dietro le quinte, non avevo mai fatto una live su YouTube, quindi sono molto curiosa di vedere come va.
Io sono Gloria, sono un'illustratrice digitale, quindi lavoro in digitale, anche se vengo dal tradizionale, ho fatto studi sul tradizionale e da ormai lo scorso aprile, quindi da quasi un annetto, faccio consulenza online ad artisti e illustratori in particolare e li faccio lavorare sulla comunicazione proprio a tema artistico. Bene, e quindi nel concreto vorresti anche spiegarci proprio come che in cosa si come va a radicarsi il percorso che offri a chi appunto decide di farsi aiutare? Certo, allora dunque, il percorso di consulenza intanto non va pensato in un'unica direzione, cioè non sono io che insegno, ma è la disponibilità poi dello studente, della studentessa, dell'artista che si vuole avvicinare appunto alla formazione a mettersi in gioco, perché come dico sempre, assolutamente si può imparare tutto, si può imparare come funziona Instagram, come funziona l'algoritmo, ma io ci tengo sempre a precisare che non dobbiamo essere sotto pressione a causa dell'algoritmo, se no finisce che non ci divertiamo più a fare il nostro lavoro. Però è proprio importante che l'artista, quando ha finito il percorso, che ora vi spiego a grandi linee, ci metta del suo, il suo sentire si deve vedere in quello che fa, nelle sue illustrazioni, nell'arte, qualsiasi forma sia la forma artistica scelta, è importante proprio raccontare il proprio sentire. Il percorso di consulenza è formato da una prima call conoscitiva gratuita, quindi non vincolante, nel senso che chiunque può fare richiesta per la call conoscitiva, ma non deve necessariamente poi accettare di proseguire con tutto il corso. In questa call c'è a disposizione un'oretta, 30 minuti a seconda della persona, poi se si decide di proseguire con la formazione ci sono, mi pare, altre tre o quattro call, vi dico mi pare perché di recente l'ho un po' suddiviso. E cosa si fa in questo percorso? Si impara appunto a non vivere il processo creativo senza farsi domande, nel senso che a volte su Instagram in particolare capita che l'artista posta l'immagine, però la posta subito, appena fatta, quindi non ha le energie anche per ragionare e riflettere su quale tipo di messaggio poter trasmettere attraverso la sua opera. Magari nella caption mette solo un emoji, può capitare, non tutti, ci mancherebbe. Però ecco, imparare proprio a far emergere durante il percorso di consulenza sia la propria personalità attraverso il profilo e la propria arte, quindi imparare a essere anche consapevoli di quali sono le nostre capacità, le nostre qualità personali. E sulla base di questo all'inizio spiego un po' come strutturo io la mia strategia di comunicazione, Virginia lo sa insomma, e dopodiché che succede? Che c'è una call di indagine, ovvero una call con tutta una serie di esercitazioni mirate per poi andare a creare il piano di comunicazione personalizzato sulla richiesta dell'artista, in base insomma a tutto quello che viene raccontato, a tutto quello che emerge durante il percorso di consulenza. Benissimo, grazie mille, molto esaustiva. È molto interessante questo tema che tratti, perché ultimamente soprattutto vediamo un sacco di guru, tra virgolette, che aiutano a crescere su Instagram, ma in generale non si entra in nicchie specifiche e soprattutto non si sente parlare di aiuto per gli artisti, che è quello di cui ti occupi tu. E sì, quindi è molto interessante e volevamo sapere anche cosa cambia nell'approcciarsi, insomma, a una persona che vuole crescere su Instagram piuttosto che a un artista che vuole crescere su Instagram. Ok, naturalmente dipende dalla strategia personale di ognuno di noi. Quello che cambia è un po' il tipo di approccio, nel senso che il mio non è un approccio puramente tecnico e non è un approccio puramente fondato sul marketing, anche se ho competenze sul marketing in quanto ho lavorato sul campo in azienda fino addirittura 2 anni fa, più o meno, mi pare, insomma, più o meno questo periodo qua.
però quello che secondo me appunto riesce difficile agli artisti, perché spesso siamo anche introversi, stessa ora magari non sembra, ma io stessa sono un'introversa, quindi ho fatto molta fatica anche all'inizio. Io all'inizio, lo dico sempre, volevo aprire un profilo anonimo, così nessuno mi poteva scalpire, ferire, dire niente che fosse fuori posto. In realtà poi ho preso coraggio, ho detto no, ma io la faccia ce la devo mettere. Quindi è proprio il tipo di approccio che al centro della tecnica, diciamo, che rilascio io ai miei studenti, è il fatto di utilizzare il racconto nella forma che si preferisce, però per riuscire appunto a lavorare ad una strategia di comunicazione artistica, sempre sulla base di un racconto che è il proprio, sulla base della propria esperienza, che succede? Che si va appunto a cercare di capire quali sono le cose importanti da comunicare. E non è solo questo, cioè è tutto un approccio anche etico, se volete, perché, per dire, io sconsiglio sempre, che so, di fare le promozioni last minute, perché incastrano il cliente. Quello magari vede l'offerta lampo, acquista d'impulso, però poi sente in colpa. Io non voglio che le persone sentano in colpa, voglio che le persone traggano beneficio da quello che offro, anche se è semplicemente un'illustrazione, ecco. Quindi sì, ok, sapere appunto, come dicevo prima, come funziona Instagram, tutto quello che volete, però godersi anche proprio il processo creativo di creazione di contenuti, perché a volte capita che qualche studentessa, qualche cliente dica: oddio, le visualizzazioni calano. E vabbè, pazienza, divertiti, instaura legami con le persone, vai a interagire nei post, parla con delle realtà come la vostra che sostengono gli artisti, concentrati sulla relazione con me di più che sull'algoritmo e queste altre cose, ecco. Ah sì, infatti io, come già ti dicevo, visto che noi ne abbiamo anche parlato in privato, in generale, ancora anche prima di approcciarmi a te, perché per chi non lo sa, al momento io e Gloria stiamo facendo insieme un percorso per quanto riguarda la mia pagina artistica, che allora, molto spesso, pur senza volerlo, io non lo so perché mi abbiano preso a modello molti dei miei amici che fanno arte, ma molto spesso appunto queste mie amicizie artistiche vengono da me e mi chiedono: ma su Instagram come fare per fare queste determinate cose, e visto che tu sei più pratica, uno, dove? Non lo so, non so perché improvvisamente per i miei amici sia diventata il guru dei social, perché boh, mi sento la persona proprio più inadatta da questo punto di vista. Due, quando a me capita che vengono e me lo chiedono, una cosa che io spesso dico è quella che innanzitutto ti devi divertire te, che anzi è molto più importante riuscire a costruire una conversazione, una tra virgolette relazione con chi ti segue, anche se sono 2 o 3 persone, piuttosto avere 100 persone che ti seguono e non fanno niente. Cioè, è anche proprio, ti dà anche un senso di ricchezza personale, secondo me. Anche perché con questo stile, diciamo, questo approccio, poi nascono delle relazioni che, seppur online, sono sincere, sono genuine, quindi uno non è che va a commentare il post dell'artista scrivendo solo: oh, che bello questo post, vabbè, così, grazie, sono capaci tutti. No, lo fa per intanto sostenere l'artista, anche se magari io sono un artista, però voglio sostenere un altro artista. Anzi, così c'è proprio modo di confrontarsi anche sulle rispettive difficoltà rispetto a questa professione che ad oggi ancora nel 2023 non viene sempre riconosciuta come una professione vera e propria. Vabbè, te disegni, un hobby? No, non è un hobby, con questa storia, no? Finisce che qualcuno cerca magari anche di avere qualcosa gratuitamente, e no. Invece, ecco, se si instaurano queste relazioni, che comunque dietro gli schermi, fino a prova contraria, ci sono delle persone in carne ed ossa. Quindi perché non dare valore a queste persone? Esatto.
Come altra cosa, facendo magari un altro passo indietro che a me verrebbe da chiederti, è qual è stato il tuo percorso, quindi inizialmente come ti sei approcciata all'arte, anche magari chi sono gli artisti a cui in cui ti rivedi, che ti hanno lasciato qualcosa, e come poi invece sei arrivata a parlare di arte sui social, quindi magari anche, non lo so, che tipo di studi hai fatto. Perché magari c'è chi può essere anche curioso. Un secondo, bevo un po' d'acqua. Prego. Ok, Lo faccio anch'io così ti senti meno sola. grazie. Momento acqua. Dunque, io in realtà disegno proprio da che ne ho memoria. Infatti, so per certo che mia mamma, quando avevo 3 anni, mi ha regalato la mia prima scatola di pastelli, ma perché anche lei dipingeva. Quindi mi sa che vedendo lei, probabilmente l'ispirazione è venuta un po' da lì. Poi c'è da dire che la mia famiglia, da parte di madre, è composta veramente da tante persone creative, anche mia zia dipinge, per esempio. Quindi la vena artistica viene da lì. Mio nonno è stato un pittore, ha vinto anche diversi premi, era un pittore veneto. Quindi, insomma, sicuramente la vena artistica viene da lì. Poi che è successo? Che avevo circa 11 anni, ho scoperto in edicola il primo volumetto, il primo per, non per numero, ma il primo volumetto in stile manga, che era quello di Sailor Moon. Classico. Perché chiaramente c'è Sailor Moon ormai per noi di una certa, è come dire, l'apice, no, dell'ispirazione d'infanzia. E dopodiché, insomma, mi sono appunto avvicinata ai manga, ho iniziato a fare dei corsi, alcuni con dei docenti della scuola di comics di Firenze. Ho fatto questi corsi, quindi di illustrazione, anche fumetto e disegno dal vero fino a 20 anni. Tutto tradizionale questo, quindi dagli 11 ai 20 anni ho fatto questa cosa. Ho fatto un po' di istituto d'arte, ma la mia vita, la mia carriera scolastica è stata abbastanza burrascosa, nel senso che, se non sbaglio, ho cambiato 2 o 3 scuole addirittura, era un terremoto. Perché l'istituto d'arte non mi dava alcun tipo di motivazione e ispirazione. Cioè, a me lo studio rigido in quel modo della tecnica, già che insomma avevo già iniziato a 11 anni, quindi già a 14 mi era venuta noia, no? Per dire, io volevo fare cose nuove, mi volevo esprimere. Quindi poi in realtà mi sono diplomata con maturità scientifica, proprio tutta un'altra cosa, ma perché poi io sono una a cui piace tanto usare la testa, e questo, infatti, anche la parte intuitiva invece viene più da famiglia di padre. Cosa è successo? Finita la scuola, ho poi fatto degli studi umanistici, ho fatto la scuola di counseling. Non ho mai abbandonato il disegno, perché ho sempre continuato a disegnare, e mi pare, boh, non vi so dire di preciso, 2015-14 sono entrata in un'azienda, appunto, lavorando sia come nella comunicazione, sia come web writer, che gestione un po' dei social. Lì ci sono stata più o meno quasi 3 anni, però lavoravo a casa già allora. Poi via via ho collaborato con diverse realtà di questo tipo, quindi un'infarinatura generale sull'ambiente digitale, che comunque mi ha sempre incuriosito, mi viene tutta da lì. Ma poiché non ero soddisfatta, nel senso che a volte lavorare sul campo non ti dà lo spazio sufficiente per andare fino in fondo nelle cose, nel senso che hai fretta di fare le azioni quotidiane che ci sono da fare in tutti i lavori, quindi alcune cose ci sta che vengano tralasciate. Che è successo? Che ho fatto un corso poi intensivo di marketing di un mese e mezzo, un paio d'anni fa, più o meno un annetto fa, diciamo così. Successivamente, con uno dei docenti, ho fatto il mio percorso di personal brand per diversi mesi, che mi ha incoraggiato tantissimo. E cosa da non sottovalutare, negli anni ho fatto anche tanti percorsi di crescita personale. Sono anche andata in terapia per
perché ne avevo bisogno e secondo me, io lo dico sempre, non c'è niente di male a parlarne, se state male volete stare bene, andate in terapia, non voglio fare pubblicità, però davvero mi ha aiutato tantissimo, diciamo, questo insieme di cose, la terapia, gli studi, il percorso di personal brand mi hanno poi incoraggiata a decidere, ok, ora mi metto su Instagram e lavoro seriamente con le cose che ho imparato, e da lì, diciamo, da poco più di un anno. Ups, mi sa che ti abbiamo perso un cuore. Problemi tecnici. Ok, allora non sono soltanto io. No, anch'io ho sempre paura di essere io quando succede. Vedi? Bene! Torniamo subito. Sì, il bello della diretta. Comunque, aspettiamo un attimino adesso che Gloria ritorni. E, boh, a questo punto a me gli verrebbe da chiedere a te, tu come te li vivi i social in generale? Bella domanda. Come rispondere a questa domanda? Perché io ho delle cose molto più attive di me, almeno al momento. Ma vorrei esserlo di più. Ancora di più? Sì, ecco, Gloria è sparita. Vediamo se riesci a sentirla in privato, se serve. Aspettate un attimo, vediamo che cosa dall'altra parte. Eccola. Cosa. Ok, riesce a vederla. Eccoci, problemi tecnici. Ho problemi con la connessione in questo periodo, perciò ogni tanto fa questi numeri. Non ti preoccupare. Scusatemi. Dunque, stavo dicendo che poi tutto il discorso di formazione sulla comunicazione artistica in realtà è venuta questa esigenza proprio dalla mia community. Nel senso che la mia primissima cliente, Ilaria, praticamente lei è la fondatrice di questa idea, poi chiaro l'ho sviluppata io, no? Ci sono messa io a strutturare il percorso. Di conseguenza che è successo? Che iniziando a fare anche il percorso di consulenza, oltre alle illustrazioni sul mio profilo Instagram, ho iniziato a testare anche contenuti di questo tipo, quindi con consigli per gli artisti in merito all'utilizzo appunto di Instagram. Ecco tutto. Beh, comunque un percorso molto interessante, più che altro che magari appunto come si stava parlando prima, molto spesso, siccome secondo me anche per il fatto che i social sono un po' una cosa che possono usare tutti, no? Col fatto che sono gratuiti, la persona media non pensa neanche che ci stanno dietro tutti questi studi, ma come ci stanno anche dietro un esempio più blando alla pubblicità che è appunto, no, creata in modo tale da metterti curiosità. Dietro comunque ci sono degli studi per far sì che adempi al suo fine ultimo. Poi io credo che comunque una cosa molto positiva, appunto come prima se ne stava parlando con Elisa, tipo, no, lei diceva che in generale molti altri sono anche proprio più improntati sul si creiamo un tuo modo di approcciarti ai social, ma esclusivamente perché poi ci devi guadagnare, perché magari in allegato ci metti lo shop, ci metti il prodotto, e se la fine è il prodotto. Mentre in questo caso è una cosa che, cioè, sì, è un fine artistico, ma secondo me è anche un fine proprio di crescita personale, almeno come io lo sto vivendo in questo momento. Sì, non è solo, cioè, come dire, la vendita è una conseguenza così che viene dopo, però per dire, non è il mio obiettivo principale. Poi infatti in realtà io avevo iniziato sul mio profilo proprio con lo scopo solo di far conoscere le mie illustrazioni, i miei pensieri, no? Perché alla fine racchiudevo delle riflessioni, lo faccio tuttora con le illustrazioni che pubblico. Poi però appunto è venuta fuori l'esigenza della community e, come dire, è più, diciamo, il fatto di voler trasmettere comunque qualcosa,
di non far sentire le persone sole perché magari sono timide, perché magari non gli piace quello che fanno, il risultato del loro prodotto artistico, quindi si sentono insicure, cioè ci sono passata anche io ho iniziato a fare queste cose perché io per prima ho avuto bisogno di qualcuno che mi indirizzasse, no? Per questo ho fatto il percorso di personal brand, che non era a fini artistici, però le dritte che mi ha dato il ragazzo, il professionista che mi ha seguito, che ha comunque uno stile piuttosto simile al mio, quindi di accompagnamento, far emergere le cose dalle persone, mi è servito proprio per capire in che direzione andare. Si pensa sempre, appunto, sì, vabbè, te spippoli col telefono, magari, cioè, magari fosse così facile. Potrebbe fare chiunque, invece no, non è così, ecco. Esattamente. Sì, infatti anch'io volevo aggiungere, sembra che altri parlano proprio di impostare il proprio Instagram in modo da essere appetibili alle aziende, anche in modo da sapersi porre in un certo modo quando si collabora, quando si crea un prodotto. Non è tanto una questione di curare il proprio profilo e svilupparlo, e poi dal punto di vista artistico in realtà non se ne parla, sei tu che ci porti questo argomento, per fortuna c'è qualcuno che lo fa. E prima ci parlavi appunto che il percorso con te inizia con una call gratuita per capire come muoversi, se eventualmente procedere insomma in questo percorso. Un po' più nello specifico, ci puoi dire in cosa consiste il resto, quindi come ti muovi nel concreto? Aspetta, rispetto a cosa? Non ho capito bene. Nel momento in cui un artista ti contatta e fa questa prima call e capisce che vuole continuare con te, okay. E capire come gestire il profilo, come si procede? Vabbè, praticamente quando poi si finisce la call conoscitiva, io di solito do un margine di tempo alle persone per decidere, perché non voglio appunto che si sentano incastrate, quindi se hanno bisogno di tempo per riflettere se andare avanti col percorso o no, glielo lascio tranquillamente, insomma. Poi dopo un po', se non li sento, non gli sto addosso, per esempio, perché appunto, ripeto, io non sono per il bombardare le persone, anzi sono per il senza aspettarsi nulla in cambio, perché secondo me, si torna lì, io ho avuto bisogno, al mio tempo, se avessi avuto una guida che mi avesse aiutato anche a impostare il profilo e quant'altro, per me sarebbe stato di grande valore come aiuto. Come si imposta il profilo per gli artisti? Dipende. Intanto c'è una cosa basic per tutti i profili, cioè il profilo, perché funzioni, deve essere ottimizzato, il che significa avere una foto profilo coerente con quello che vogliamo trasmettere, che non deve, nel nostro caso, essere per forza una foto di noi. Se è un'illustrazione va benissimo, basta che ci rappresenti, la sentiamo nostra, tutto qua. Poi c'è la biografia da compilare. Nella biografia si inserisce sempre il nome utente. Per esempio, nella mia biografia c'è scritto Gloria, illustratrice e artist mentor. Queste sono due parole chiave che vanno messe a seconda del settore di appartenenza. Che so, se uno fa il fumettista, mette, che so io, Giacomo fumettista, ok? Perché? Perché la parola chiave su Instagram funziona un pochettino come nei motori di ricerca. Se io vado nella sezione Esplore e cerco fumettista, il profilo del Giacomo di prima potrebbe uscirmi tra i risultati. Poi non si mette l'età, non si mette la città, non si mette mi piace, che so, i gattini, e poi però voglio parlare di illustrazione. Perché? Perché queste sono cose che si possono raccontare attraverso i contenuti. Quindi, a meno che uno non abbia un negozio fisico, non serve inserire la città nel profilo. Che tutto quello che c'è, che è visibile nel profilo, deve essere un'informazione utile per l'utente a capire che tipo di vantaggio trae nel seguire una determinata persona. Quindi nella bio si scriverà che cosa offro, ad esempio,
però non deve essere tipo illustrazioni con non lo so, qualsiasi cosa. Non deve essere banale, bisogna pensarci. Io ci ho messo 3 mesi a scrivere la mia biografia, quindi insomma all'inizio uno può improvvisare quando inizia a strutturare il profilo, poi dopo un po' deve scegliere che cosa mettere. E io sconsiglio sempre di usare la tipica frase ti aiuto a. Perché questa cosa? Perché la fanno tutti. Se io mi devo distinguere per poter emergere su Instagram, che senso ha scrivere quello che scrivono tutti? Inoltre, la frase ti aiuto a è comunque come fare una promessa a quell'utente. Invece che fare promesse, è meglio dichiarare che io mi impegnerò al massimo delle mie capacità per poterti dare un'esperienza piacevole nel mio profilo. Poi ci sono le storie in evidenza. A volte nelle storie in evidenza le persone mettono quello che è importante per loro. Quindi, che so, contenuti, boh, sul quotidiano, cose così, che ci sta un paio, ce le puoi anche mettere di storie in evidenza, simboliche, significative per te, però un paio, non 10.000. Quindi mettiamo il caso, un paio di storie simboliche, nel mio caso i miei gatti, perché sono le mie mascotte, perché ho un sacco di gattari nella community, quindi sono comunque un argomento coerente. E poi ci sono, vabbè, le storie con le mie vignette. Si chiamano Life in a Sketch, perché sono vignette un po' ridicole, buffe, e che piacciono sempre tanto. Dopodiché si fanno nelle storie in evidenza la sezione chi sono, eventualmente cosa offro e eventuali feedback oppure dicono di me. Perché? Perché queste sono tutte informazioni appunto che l'utente può andare a consultare per capire se effettivamente quel profilo può interessargli o meno. Quindi nella sezione chi sono non metterò delle storie a caso, che ne so di io che bevo il caffè, ma ci metterò una presentazione. Sono Gloria, sono una millennial, vengo dalla generazione che e sono appassionata di arte da sempre. Che ne so, ovviamente ognuno ha il suo stile, le storie in evidenza anche quelle non si fanno dall'oggi al domani. La parola chiave sul lavoro su Instagram è non avere fretta. Perché i social danno l'illusione, essendo strumenti immediati, che bisogna fare tutto e subito. Non è così, ci si prende il proprio tempo con i propri ritmi e si curano tutti questi dettagli per avere un profilo ottimizzato, insomma, professionale. Sì, per farlo bene ci vuole il giusto tempo. E questi consigli che stai dando sono preziosissimi, ma non solo per gli artisti. Infatti, dopo questa live io andrò a vedere il mio profilo, tutti gli errori che ho Perfetto. fatto, così ci rimetterò mano. Vai. E quindi comunque tutto inizio con la personalizzazione del profilo, quindi questa è la fase 1. Allora, nel percorso di consulenza non esattamente, nel senso che in realtà le prime slide parlano proprio dell'ottimizzazione del profilo, però che succede? Che la prima call, che all'inizio infatti mi sa che con Virginia l'ho fatta 2 ore filate, se non sbaglio. 2 ore abbiamo fatto, Non davvero? la call conoscitiva, la seconda Ah, call. sì, la seconda erano 2 ore, sì. Allora, questa in realtà poi attualmente l'ho divisa in 2 call che si fanno ravvicinate a differenza delle altre perché io mi stancavo tantissimo, le ragazze ugualmente le vedevo a fine call veramente stremate perché sono tantissime informazioni tutte insieme, quindi ho deciso di dividere questa call in una call quindi pianificazione, contenuti tecnici, che so come funzionano i reel, perché funzionano così, come funzionano. Comunque queste cose bisogna saperle, non bisogna, come dire, farci un carico emotivo sopra, nel senso andare in ansia perché il contenuto non funziona, ma sapere come funziona l'algoritmo di Instagram e che cosa vuole comunque ci fa comodo. Quindi tutta una serie di cose tecniche o anche che so sulla gestione del tempo, come si usa, come si realizza un calendario editoriale, come si organizza il lavoro che non è pubblicare a caso quando ho voglia io su Instagram, su altri social può anche essere così e comunque dipende dall'uso che se ne fa. Se uso Instagram per divertirmi,
allora posso anche pubblicare a caso. Se lo voglio usare perché voglio far conoscere la mia arte, voglio comunque essere riconosciuta come artista, ci devo lavorare seriamente. Quindi la pianificazione, organizzazione dei contenuti, come si organizzano le illustrazioni senza perdere motivazione e ispirazione, perché a volte c'è la credenza che se io faccio tutto incasellato, tutto pianificato, che poi non deve essere così rigido, il timore è di opprimere la propria espressività. In realtà è normalissimo, è molto più facile tornare a disegnare quando disegni tutti i giorni, anche 5 minuti al giorno, piuttosto che fare pause esagerate e riprendere la matita in mano. Quindi in realtà è questo. La seconda call invece parla proprio di strategia di comunicazione sulla base della mia strategia di comunicazione, perché aiuta, gli esempi che riporto aiutano, diciamo, la studentessa a riflettere su come lei può applicare quelle strategie alla sua di strategia di pianificazione, scusate, di comunicazione. E anche in questo caso poi parlo anche di altre cose, tipo faccio un accenno anche alle emozioni umane, ma giusto per, come dire, capire anche in che stato d'animo siamo una volta terminato un disegno, piuttosto che mentre lo realizziamo, e anche per capire come comunicarle queste emozioni, ma non deve essere un lavoro di test. Io molto spesso le caption, le storie parlate le faccio perché sono ispirata, cioè quello che scrivo comunque è sempre fonte di ispirazione, mi viene da dentro, non è un, come dire, qualcosa di architettato, ecco. E praticamente poi sì, in questa call spiego anche un pochettino come utilizzare le storie per avere un po' di hype, per riuscire a coinvolgere la community, tutta una serie di cose proprio sulla strategia e sul piano d'azione da applicare su Instagram per gli artisti sempre. Dopodiché c'è la famosa call d'indagine, che l'abbiamo fatta l'altro giorno con Virginia, che come dicevo prima è proprio una call in cui vado a fare tutta una serie di domande mirate, quindi sulla persona. Poi ci sono alcune domande che coincidono un po' per tutti, altre sono proprio definite. E qui faccio anche, per chi lo vuole, un lavoro con le case di Hogwarts. Quindi in base le caratteristiche della propria casa di appartenenza, poi nel piano di comunicazione andiamo a caratterizzare il profilo. Oltre al lavoro con le case di Hogwarts, io rilascio due questionari di personalità, uno online, uno in file PDF a crocette, proprio semplice. Da questi questionari poi nell'ultima call darò la restituzione, ovvero quello che è emerso da questi questionari, che può essere utile alla persona per anche prendersi un po' di consapevolezza, ma anche semplicemente dire: ah, allora lo vedi che sono bravo in questo, senza sempre, no? Siamo sempre un po' lì a sminuirci, invece c'è sempre un po' di... chi si avvicina al percorso ha sempre del potenziale, io lo so. E poi appunto nell'ultima call c'è il piano di come quello, però chiaramente è molto molto personalizzato, quindi a seconda della persona sceglieremo insieme dei pilastri di comunicazione su cui lavorare. E che succede? Questa è l'ultima call, quindi verrà esposto il piano di comunicazione con le tematiche, con le caratteristiche di personalità, con i propri valori, tutta una serie di spunti su cui lavorare per la propria comunicazione. Dopodiché, poi chiaramente tra una call e un'altra, io vado a rompere scatole: senti, mi fai questo esercizio, mi sarebbe utile per la prossima call. Quindi, sono comunque esercizi interessanti, principalmente basati anche sulla persona, che almeno a me piacciono, ma perché a me piace andare a studiare caratteri, personalità, tutto questo genere di cose, quindi sono cose che a me interessano. Infatti anche io non sono una fan di Harry Potter, Gloria lo sa, però se c'è una cosa di Harry Potter che mi piace è
andare a vedere tutte le varie, come si diversificano le varie casate, perché si diversificano in un determinato modo, che sono alla fine poi tutti quanti concetti che si ricollegano alla personalità di una persona. Esatto. Quindi, e sono corvo nero, per chi se lo chiedesse, perché mi hanno fatto fare il test a forza e sono uscita corvo nero. È una bellissima casa, vabbè, no, tutte le case sono chiarissime. Bene, bene. E niente, e poi volevo dire, scusami, sì, ti ho interrotto. No, brevemente, no, volevo dire che è molto interessante quello che offri, mi sembra. Io parlo da esterna perché non sono un'artista e ci parliamo per la prima volta adesso. Sì, sì, però sì, purtroppo vedo che altri offrono dei percorsi che sono rigidi, pronti, prenditi il corso. Invece tu costruisci qualcosa apposta per la persona. E quindi immagino anche che nel momento in cui cambia qualcosa nell'algoritmo di Instagram, perché sappiamo che i social oggi sono così e domani chi lo sa, penso che tu riesci a informarti, a fare le dovute cose e ad approcciarti in modo diverso poi, quindi stai sempre al passo. Non è un prodotto finito che scade. Semplicemente si può andare a seguire il profilo di Mosseri, che è il CEO di Instagram, se non sbaglio, dove lui via via comunica tutti gli aggiornamenti. Poi ci sono vari fonti, c'è Just Analytics, mi pare, insomma. Però al di là di questo, non è solo l'adattarsi al cambiamento di Instagram, ma seguire, diciamo che io mi approccio al mio profilo come se fosse un test continuo. Primo perché mi diverto di più, io le cose in serie mi annoiano a morte. Infatti non seguo sempre necessariamente la stessa palette di colori, cioè non me ne può fregare di meno, perché non sono un brand, non sono un'azienda. Sì, vabbè, sono un personal brand volendo, ma sono prima di tutto un artista, quindi io non ho voglia di limitarmi, diciamo, a delle regole rigide, e vi assicuro che pur cambiando palette non è successo niente. E poi c'è, come dire, quello che identifica il mio profilo è proprio il mio stile di disegno, di comunicazione, poi su quello ci si lavora. Però il bello di questo lavoro è proprio il fatto che lo puoi variare come vuoi, nel senso, per ora ho fatto 3 reel parlati, mi sono già venuti a noia. Quindi se una cosa mi viene a noia, io non la propongo, perché so che poi, anche per le persone, non sarà entusiasmante. Mi piace provare, sperimentare, tanto è tutto un test Instagram, i social in generale, in base a, diciamo, tutte le idee che emergono, che vogliamo provare, testare, riusciamo anche a capire sia lo stile comunicativo che vogliamo portare sui social, sempre essendo se stessi. Io dico questo, non devi interpretare un personaggio o far finta, che ne so, di essere chi non sei, perché a parte fai una fatica immensa, secondo me è molto faticoso recitare costantemente, ma poi i profili che, diciamo, non hanno personalità poi risultano piatti e noiosi. Quindi il bello è proprio questo, cioè sperimentare, portare sempre cose nuove di sé, se ci viene delle intuizioni, proprio molto liberamente, però stando, diciamo, dentro una pianificazione. Io, ad esempio, preparo i miei contenuti di mese in mese. Su aprile sono un po' indietro perché ho un sacco di lavoro, ma va bene. Però per dire, ora siamo nel mese di marzo, tecnicamente io dovrei già iniziare, per come, questo è il mio ritmo, non è un'imposizione, per come sono fatta io ho bisogno di vedere tutto il lavoro di aprile pronto prima di aprile, ma non è che preparo i contenuti seguendo una lista rigida, vado a sentimento, i contenuti li pubblico a sentimento sulla base però dei miei pilastri di comunicazione, che so, mettiamo che è un pilastro di comunicazione molto generico, può essere la creatività, ma vogliamo vedere quante sfaccettature ha la creatività? Ma se ne può parlare fino, non lo so, a fare notte, nel senso, gli spunti si trovano di cui parlare, se ci si mette lì con la testa ci si diverte. È uno spunto molto interessante, secondo me molti dovrebbero anche pensarci più spesso, ma anche soltanto per il fatto che non siamo macchine e quindi non è che possiamo
sganciare ogni due per tre qualcosa di nuovo, che sono invece ritmi che sempre più ci vengono propinati, non soltanto dai social, da chiunque. Quindi, e questo porta a viversi male anche tante altre cose. Un'altra cosa che vorrei chiederti, poi mi sa che ci stiamo anche avviando più o meno verso la fine della live, è perché hai scelto proprio Instagram, che si pare essere ormai il diavolo dei social, e se tu potessi parlare con il CEO di Instagram o con chi si occupa di Instagram, eccetera, quali modifiche ti piacerebbe consigliare a portare alla app? Ok, allora, in realtà da pochissimo, ma poco più di una settimana, sto usando TikTok, però lì proprio c'è l'altro mondo. Sì, raccontarsi una forma di relax, nel senso che a me diverte un sacco in realtà fare i video, quindi sono proprio cose di getto, a sentimento, ma perché lì non ho pretese, mi voglio proprio divertire e fare quello che mi viene in mente. Instagram perché è sicuramente il mio social principale, ma semplicemente perché è affine un po' alle mie esigenze, nel senso che mi dà modo comunque di esprimermi, ma diciamo dandomi comunque dei risultati, che sono quelli di essere riuscita nel tempo, non si fa anche questo dall'oggi al domani, a costruire una community solida che mi scrive in direct, a cui sono anche affezionata perché sono persone con cui ormai ho stretto dei legami. Quindi Instagram in questo senso, se lo si sa usare e quindi ci spendiamo un po' di tempo, ti fa intanto incontrare delle persone. Questa è una cosa che accorcia proprio le distanze tra persone. Io con Instagram ho, diciamo, avvicinato una delle mie attuali band preferite, che ormai conosco da 8 anni, mamma mia quanto sono vecchia, però per dire, loro sono stati i primi a, diciamo, a supportare il mio lavoro sui social, quindi per quanto riguarda la relazione, Instagram è senz'altro il mio social preferito. E poi perché semplicemente visivamente, quando ho aperto il profilo, era nel 2014, lo usavo assolutamente a caso, si parte tutti da lì, non c'è niente di male. Quindi diciamo che l'ho aperto perché mi piaceva il filtrino per avere la foto, queste cose proprio banali, niente di particolare, però mi affascinava molto e soprattutto nei primi anni mi ispirava anche molto perché c'erano delle fotografie davvero belle. Per come funziona oggi Instagram, secondo me non è più così di ispirazione, nel senso, allora, sui profili degli artisti sì, perché comunque l'artista ha un suo modo di presentarsi su Instagram, c'ha sempre il suo tocco personale. Però, allora, per quanto riguarda l'assistenza, zero. Questa è la prima cosa che cambierei, perché non solo per gli artisti, ma per dire, un'altra mia studentessa, un po' di tempo fa, gli hanno bloccato un profilo perché secondo Instagram bloccava andava contro le linee guida, ma non è vero, perché c'erano solo delle illustrazioni. Non c'è stato modo di recuperare questo profilo, nonostante mail su mail. Noi siamo stati dietro a questa cosa per penso più di una settimana, quindi l'assistenza agli utenti è veramente penosa, quindi questa è la prima cosa che cambierei sicuramente. Poi Instagram secondo me non è abbastanza generoso a livello di visualizzazioni, perché noi si fa una fatica incredibile, considerando che peraltro noi illustratori e artisti abbiamo tempistiche diverse da altri creator digitali. Siamo, tra virgolette, penalizzati in questo proprio perché magari pubblicando con meno costanza le visualizzazioni si abbassano, quindi non lo so, metterei una mano su questo algoritmo che tende appunto a privilegiare anche chi fa contenuti, se volete, un po' banali o esteticamente appariscenti, perché sono queste le cose che tendono, diciamo, perché si dicevano, vogliamo dare priorità all'originalità, il creator che
riesce ad essere originale, avrà più visualizzazioni. Io sinceramente non ho notato questa particolare differenza, ecco, quindi lavorerei un po' meglio su questo, anche perché io poi ci investo su Instagram, ogni tanto una sponsorizzata la faccio, perciò tu mi devi garantire un servizio di un certo tipo, sei Meta, cioè non è che sei il supermercato qui dietro che all'improvviso hai 2000 persone da seguire e non riesci a gestire la cosa. Secondo me, ecco, su questo. E poi gli spam, troppi spam, non so voi, ma tag su questo. Io non ce la faccio più ogni giorno a bloccare almeno 4 profili diversi, da diversi punti, eh? O nei messaggi, anch'io, nelle storie, o nei like, non lo so. Nei post. Nei post. Sì. Quindi questo, diciamo. Che poi, oltretutto, se non ho capito male, e questa cosa fa veramente ridere, ma non ridere che è divertente, ridere perché è becera, secondo me, che per quanto riguarda l'assistenza, so che una cosa che volevano, che vogliono apportare su Instagram è una sorta di pagamento mensile, proprio l'ennesimo che ci mancava, visto che adesso qualsiasi cosa va a pagamenti mensili, e, per avere delle agevolazioni. Una di queste agevolazioni era l'assistenza dei clienti più attiva. Mi sembra veramente... Che dovrebbe essere il minimo... Ma scherzi, è quasi una discriminazione questa, perché che vuol dire pago, quindi c'è l'assistenza assicurata, ti pago comunque le sponsorizzate, non sarò da meno, no? Quindi, ecco. E poi comunque creo qualcosa che metto sulla tua piattaforma. Certo. Quindi tengo gli utenti lì dentro. Esatto. Quindi secondo me sarebbe anche interessante se si andasse più verso ciò che ad esempio fa YouTube, che quindi che se vede che dopo un tot hai un tuo pubblico che è più o meno sempre presente, che ti sostiene, poi inizi anche ad investire su di te e quindi per quello che fai ti paga, non ti pagherà. Qua in Italia non ti pagherei tanto come ti paga in America, perché ovviamente anche YouTube è americano, però intanto anche tu un minimo ti senti valutato. Invece Instagram, da questo punto di vista, YouTube come anche TikTok, perché mi sa che anche TikTok la fa ha questo genere di procedimento, e secondo me è la base. Sì, ma visto che comunque io sì sto usando Instagram per sponsorizzarmi, però ti sto anche facendo da lavoro in un certo senso. Certo, come no, sì. Poi vabbè, allora c'è da dire, apro una parentesi, non è che l'algoritmo ce l'ha con qualcuno, questo dire, le mie illustrazioni ai post carosello vanno sempre piuttosto benino. Ora, a parte forse quello dell'altro giorno che devo aver scritto troppo, anche se in realtà anche quelli dove ho scritto sempre tanto sono andati bene, però per dire, questi sono i formati che a me tendenzialmente vanno benino. Quando le visualizzazioni o comunque i contenuti non ricevono alcun tipo di interazione, che non vuol dire solo il like, ma almeno il commentino, quindi lo sforzo in più, lì però forse siamo noi che ci dobbiamo rimettere le mani, perché se no poi appunto succede che non otteniamo risultati, ci spendiamo tante energie, però vediamo di capire un pochettino cosa si può fare, no, per migliorarci. Certo. Bene, allora io mi avvierei con l'ultimissima domanda verso la chiusura della live, se dalla chat non ce ne arrivano altre, e cioè 3 consigli spassionati che ti senti di dare a chiunque sia un artista che si interfaccia al mondo dei social, no, che possono essere di qualsiasi natura, quindi sia più magari emotiva che più tecnica. Scegli te. Okay. Dunque, il primo, vabbè, un po' l'ho già detto prima in realtà, però spesso la preoccupazione principale dipende proprio sulla costruzione della community. Questa cosa tendenzialmente preoccupa, no? Perché dice, nessuno interessa niente di quello che faccio.
Sì, però allora prima di aspettarci, diciamo, qualcosa dagli altri, chiediamoci cos'è che possiamo dare noi per primi. Quindi contenuti di qualità, che significa ovviamente, come dicevo prima, in caso, perciò se io adesso sto pubblicando un po' a caso, faccio le storie scollegate, quindi che so, la mattina parlo del caffè che mi sono bevuta, poi il pomeriggio, non lo so, parlo del meteo, chiaramente non vedo il filologico, no? Anche le storie devono avere, diciamo, una certa coerenza. Quindi, in questo senso, se io ho bisogno di strutturare il mio lavoro, la mia pianificazione, la mia strategia di preparare i contenuti, mi posso fermare, cioè mi fermo, avviso eventualmente la community, se c'è già una piccola community attiva, dicendo guardate, mi prendo un periodo di tempo perché ho deciso di lavorare seriamente al mio profilo. Metti in pausa, ti metti a fare tutto il tuo lavoro, tutto quello che ti viene in mente, tutto quello che hai da organizzare, tanto delle storie per appunto generare un po' di hype il dietro le quinte. Quando sei pronto, inizi e pubblichi, però molto non aspettiamo che le cose siano perfette, tanto perfette non sono mai, buttiamoci. E qui passo al secondo consiglio. Nel buttarsi intendo dire di provare ad esporsi un pochino. Lo so che è faticoso, nel senso che a volte anche raccontarsi o raccontare la propria esperienza ci può un pochettino spaventare, oppure posso anche pensare di non voler dire i fatti miei pubblicamente, e mi va bene, perché non è che bisogna riportare tutta la nostra privacy online, ma prendere spunto da momenti di vita quotidiana, da qualcosa che ci è successo in una giornata, da un ricordo, da tutto quello che ci può aver in qualche modo insegnato qualcosa. Quindi se, per dire, ho incontrato una persona che mi ha aiutato a uscire dalla mia zona di comfort, perché non raccontarlo? Magari non cito la persona perché non mi va di citarla, non c'è problema. Oppure tempo fa raccontavo di un dialogo avuto con un mio amico, è anche nelle dispense, quindi Virginia lo sa, di questo suo smarrimento, nel senso che si sentiva non capito dagli amici, che pensava di avere una certa profondità e di essere in difetto per questo. Perché non raccontarle queste cose? Aiutano le persone. Raccontiamo il nostro sentire gradualmente, senza farsi violenze, senza forzature, però iniziamo proprio come fosse una sorta di diario, però in condivisione con le persone, perché questo avvicina le persone, intanto, come dicevo prima, le fa sentire meno sole, perché magari nel leggere quelle due righe di esperienza che l'artista ha riportato, dice guarda, non sono solo io che mi sento così. Avete presente la serie di Zero Calcare? Immagino di sì. Io lo porto sempre come esempio, perché la banalità della fisima mentale sullo scegliere la pizza, Dio solo sa quante volte io me la sono fatta, no? In base, cioè, sono piccolezze, però lui è riuscito con il suo stile a raccontare un'intera generazione che si rivede in quello che racconta, e bisogna fare proprio questo, gradualmente. Terzo consiglio che vi posso dire, come dicevo prima, non ci stressiamo, nel senso da qui al burnout è un attimo. A me a volte capita di avere delle giornate in cui il telefono suona continuamente, perché mi scrivono su WhatsApp, mi scrivono in direct, mi scrivono su Facebook, è la fine. Quindi per evitare il burnout intanto seguiamo i nostri ritmi, che significa che se io non riesco a pubblicare 3 volte a settimana, pazienza, pubblicherò 1 volta a settimana. Ora ho detto una, ma possono essere anche 2, in base al proprio ritmo. E se fare solo illustrazioni per me è impegnativo, perché magari ci metto 2 giorni a fare un'illustrazione, devo trovare il modo
di creare altri contenuti da alternare alle illustrazioni, in base sempre al mio modo di essere, a ciò che voglio raccontare, alla strategia, insomma, tutta una serie di cose che vanno valutate in base a chi c'è dietro al profilo, ecco, tutto qua. Va benissimo. Anche questi, beh, io sono spunti, come anche tu sai, che in quel momento mi sto interfacciando, appunto, anche grazie a te. Però sì, anche a me verrebbe da dire datevi tempo. Cioè, io sono al momento l'esempio vivente del fatto che magari fino ad adesso sul profilo nuovo stavo seguendo una cosa. E dopo un pensiero di stanotte, poi ti ho scritto e ho detto, senti, cambiamo tutto! Perché non, ma cioè, perché alla fine è così, cioè l'arte, come in generale secondo me anche la crescita, è un continuo mutamento e andremo anche in difetto a restare magari sempre nelle solite quattro mura. Esatto, sì. Va benissimo, allora se non ci sono altre cose da aggiungere, io direi che la nostra bella oretta interessante ce la siamo fatta e quindi ti procediamo a ringraziarti per aver deciso di partecipare insieme a noi a questa live. È stata molto interessante, anche molto stimolante secondo me, sia per chi sicuramente l'ha seguita che per chi la ascolterà più tardi. Bene, ma grazie a voi per avermi invitato, per me è un vero piacere parlare di queste cose e conoscere anche delle artiste più giovani. Eli, se tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma a me è sembrato tutto molto interessante, appunto anche per chi non è un artista, perché io parlo da fuori, quindi molti consigli sono veramente validi in generale anche, quindi preziosissimi. Anche se chi magari ci sta seguendo non è un artista, ma è qui per curiosità, torneranno utili questi consigli sicuramente. Bene, bene. E anche il discorso di organizzarsi prima e pianificare tutti i contenuti del mese è proprio quello che faccio io su YouTube con i miei video recensioni, eccetera. Quindi anche questa cosa ritorna ed è molto importante, sono d'accordo. Ci vuole tempo per preparare tutto e per farlo al meglio, per esprimersi al meglio. Certo. È stato veramente interessante sentirtene parlare e sarà prezioso, penso, per chi sta ascoltando e per chi ascolterà dopo. Bene, bene, grazie. Grazie a te. Bene, allora io a questo punto passerei appunto ai saluti finali, vi ringraziamo se avete guardato questa live, se la guarderete in futuro, fateci sapere magari anche voi che cosa ne pensate al riguardo. Elisa, mi sa che tu hai lasciato tutti quanti i link utili qui sotto, giusto? Sì, assolutamente, quindi date un'occhiata alla descrizione del video per seguire Gloria, vedere cosa offre direttamente dal suo profilo. E per continuare a seguire noi singolarmente e anche qua sul canale del team, dove vi portiamo le solite live. Oggi di giovedì, di solito di sabato, cosa succederà in futuro? Non si sa. Vedremo. Perché anche noi in questo momento siamo un attimo in... stiamo testando varie possibilità, varie opportunità, come già ti raccontavamo. Sì, sì, bene. E niente, allora vi auguriamo un buon proseguimento di serata e ci vediamo alla prossima live, che non sarà settimana prossima, ma sarà la prossima ancora, molto probabilmente. E già sappiamo, insomma, ci sono tante cose interessanti all'orizzonte, quindi esatto. Continuate a seguirci. Esatto. Allora, grazie a tutti e ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao.